Se devo però ragionare con lungimiranza, penso che questo strumento Vantage V2 sia davvero adatto a chi cerca il massimo della performance e voglia utilizzare tutti i dati a disposizione. Sono passati ormai 4 mesi da quando ho preparato la pre-recensione del Polar Vantage V2 e mi scuso con tutti quelli che si aspettavano una recensione completa prima di Natale. Sappiate però che questo strumento è davvero così completo che richiede davvero tantissimo tempo per realizzare una recensione dettagliata. Ma questo oggetto è davvero uno strumento che merita super attenzione e non basterebbero pochi minuti per descriverne tutte le caratteristiche e le funzioni principali. Ho aspettato però 4 mesi, corso 2000 km, forse anche di più, per descrivere quello che secondo me è uno degli strumenti più utili per il podista amatore. Ma 3 sono state le domande che mi sono state poste in queste settimane, in questi mesi, soprattutto dal solito amico di Instagram. Numero 1, vale la pena fare l'upgrade dal Polar Vantage V? Numero 2, conviene passare, aggiungete una marca a piacere, a Polar? Numero 3, soprattutto a chi è adatto questo Polar Vantage V2. Ma per capirlo partiamo ovviamente dalle spec, perché il Polar Vantage V2 pesa solamente 52 grammi e in alluminio ha una risoluzione 240x240 e una dimensione di 1,2 pollici. Ha soprattutto, e questo mi piace particolarmente, uno schermo in Gorilla Glass con la possibilità di avere la luminosità dello schermo sempre visibile. Oltre a essere touch, a molti invece, ma questa è solo una questione di abitudine, non piace la possibilità di non poter invertire lo schermo che ha scritte bianche su sfondo nero. In un mondo globale in cui tutto si può personalizzare, configurare al meglio, questa sicuramente è una delle cose che suggerirei a Polar di realizzare nella prossima release e nei prossimi aggiornamenti. Sappiate però che in effetti sono stati super frequenti gli aggiornamenti che hanno visto passare il dispositivo alla versione 2.0, in particolar modo 2.06, come regalo di Natale per tutti i podisti amatori. Per il resto la connessione include sia il classico GPS sia il GLONASS russo, oltre al Galileo, connessione di cui ho parlato in maniera dettagliata su un articolo di Running Pit che vi allego, la batteria di 346 mAh, cosa che ovviamente non dice molto, ma se non il fatto che comunque potreste in teoria correre fino a 40 ore di autonomia, arriverebbe, anche se ovviamente non l'abbiamo testato, fino a 203 ore sul Tapiro Ulan. Sfido chiunque a poter correre per questa durata sul mitico Tapiro. Dal punto di vista pratico, la casa Polar suggerisce che lo strumento arriva fino a 100 ore in autonomia utilizzando un risparmio energetico. Ho amato che, così come per il Grit X, anche il Vantage V2 ha un'opzione per visualizzare la durata residua della batteria in modo tale da non doversi trovare a metà allenamento senza la possibilità di utilizzare il GPS nel caso in cui la batteria fosse limitata. Ci sono altri miliardi di cose che si potrebbero dire, ma mi limito ad aggiungere che si interfaccia con dispositivi Bluetooth e non con Antiplus, che per chi non lo sapesse vuol dire che tutti i dispositivi Polar e i sensori Polar sono supportati, anche quelli di 10 anni fa. Quelli della concorrenza non necessariamente funzionano, vi consiglio comunque di verificare la compatibilità. Sono tutti dati forniti dal produttore e che potete trovare sul loro sito. C'è anche l'altimetro barometrico, che dal mio punto di vista è molto utile soprattutto per avere una valutazione accurata del dislivello, soprattutto nelle corse collinari. Ma dopo questa premessa, doverosa per molti, inutile per altri, sappiate che vale comunque sempre la prima regola tech, che non conviene comprare con la promessa di avere un upgrade successivo. Il Polar Vantage V2 ha sicuramente funzioni uniche che sfruttano un processore superiore e, almeno secondo me, una migliore costruzione generale. A partire dal nuovo schermo che sembra più luminoso, per continuare con il sensore
Precision Prime di seconda generazione con il nuovo chip Sony GNSS, tutte queste caratteristiche che rendono l'orologio davvero più armonioso rispetto al passato. E quindi alla domanda mi consigli di comprare questo Vantage V2? La risposta è ovviamente sì, compatibilmente con le vostre disponibilità economiche. Sappiate che qua dietro ho comunque anche tutti gli altri modelli Polar, almeno quelli più recenti introdotti negli ultimi due anni. Se volete una recensione dettagliata scrivetemelo qua sotto. Sappiate che gli altri modelli potrebbero essere più adatti a voi nel caso in cui non vogliate le ultime funzionalità, oppure come nel caso del Grit X vogliate correre i trail. Delle caratteristiche principali del Polar Vantage V2 avevo già parlato nella pre-recensione di ottobre che vi allego qua sopra. Vi consiglio di andare a guardarla, ma in sintesi sono stati aggiunti una serie infinita di test molto utili per chi non abbia un allenatore per pianificare e valutare lo stato di forma. È stata mutuata dal Polar Grit X anche la funzione per misurare la performance in percorsi collinari, così come la visualizzazione del meteo, anche se sappiate che qua piove sempre. In effetti mi sono vestito col Gore-Tex, oltre ovviamente alla possibilità di seguire un percorso, però sappiate che il Polar Vantage V2 non è cartografico, quindi sebbene il percorso possa essere seguito correttamente non avrete l'informazione delle mappe sull'orologio. Come già detto in una precedente recensione, è possibile anche scaricare dei percorsi con l'app Komoot che possono essere seguiti con la navigazione. Avete invece la possibilità, e questa secondo me è una funzione unica, di determinare attraverso degli avvisi quando reintegrare carboidrati e liquidi durante la sessione grazie ai vari avvisi che vengono configurati sul dispositivo. Sapendo inoltre che a fine allenamento l'orologio ci dirà il consumo di carboidrati, proteine e grassi sulla base del battito cardiaco registrato dalla registrazione al polso, che avevamo sempre detto, questo almeno a livello teorico, essere il miglior sistema di rilevazione del battito cardiaco da polso. Sappiate comunque che dipende da tantissimi fattori, ma il nuovo doppio sistema di LED, 5 rossi, 4 arancioni, 1 verde, oltre a un miglior appoggio sul polso, offre quello che gli altri dispositivi non sono in grado di fare. Sappiate però che, come già detto, tutto dipenderà molto dal vostro DNA. Funziona o non funziona il battito da polso? Secondo me sicuramente rispetto al V1 l'algoritmo è migliorato significativamente, visto che tiene in considerazione diverse casistiche della pelle. Sicuramente la rilevazione è migliore rispetto al V1, che secondo me qualche problema lo dava, soprattutto durante i primi minuti dell'allenamento. Questo però è un giudizio basato sulla mia pelle, sul mio modo di correre. Voi potreste rilevare qualcosa di diverso, ma ad ogni modo per un'analisi dettagliata dovreste venire ai miei corsi di Livigno, perché questo argomento appassiona ma al tempo stesso annoia il podista amatore. A livello di precisione GPS credo davvero che sia stato fatto un passo in avanti, soprattutto perché il Polar Vantage V1 aveva un passo istantaneo particolarmente ballerino, cosa che invece non succede con questo V2. Anche confrontato su percorsi che letteralmente ho fatto 1000 volte, misurati con rotella metrica, non da me, penso che i problemi di gioventù del primo modello siano stati completamente risolti. Giusto per dire, nei miei calcoli dei 4 mesi e i 2000 km, secondo me l'errore di misurazione è al massimo dello 0,8%, quindi best practice a livello mondiale, mentre nella pista di atletica l'errore si raddoppia, e purtroppo devo rilevare che non sono ancora stati introdotti gli algoritmi che invece dei competitors hanno, che consentono in effetti di utilizzare il contesto della pista di atletica e di conseguenza avere un dato più accurato. Il Polar Vantage V2 è comunque ottimo anche sul tapis roulant, l'accelerometro funziona incredibilmente bene, davvero preciso. Se avete un tapis compatibile riuscirete anche, grazie alla fascia cardiaca, a vedere il battito a condizione di utilizzare il Polar H7, H9 o H10. E qui torniamo alla famosa regola tech di non comprare sulla base di promesse future. Sappiate che Polar ha in parte disatteso questa regola, perché pochi giorni fa, prima di Natale, ha introdotto nuove funzioni che sono secondo me particolarmente utili, in particolar modo per consentire di allenarsi con la potenza o di correre stando in una particolare zona cardio o di potenza. Hanno tra l'altro aggiunto anche la possibilità di vedere la durata e distanza dell'allenamento in pausa, cosa che sul V1 invece non è possibile.
tutte funzioni, oltre a quelle descritte nel primo video, che richiederebbero davvero tantissimo tempo per essere spiegate in maniera dettagliata, tempo che in questo video di sintesi non abbiamo. Ad ogni modo, questo Vantage V2 lo consiglierei a tutti gli atleti che cercano il massimo dalla tecnologia, però non faccio l'errore di suggerirlo invece a chi cerca soprattutto uno smartwatch, perché questo è lo sportwatch per eccellenza. Anche se abbiamo visto che ora è possibile spegnerlo, che si può pure utilizzare la musica, pure quella che di solito vi faccio sentire sul canale, è altrettanto vero che serve un telefono per poterlo fare e che invece correre senza il telefono ascoltando la musica non è ancora possibile. Sappiate però che Polar sta portando avanti una roadmap, sta portando avanti un percorso che consentirà nei prossimi mesi, sono sicuro, la convergenza di cui parlo sempre nei miei corsi di Livigno tra sportwatch e smartwatch. Se devo però ragionare con lungimiranza, penso che questo strumento Vantage V2 sia davvero adatto a chi cerca il massimo della performance e voglia utilizzare tutti i dati a disposizione che questo oggetto del desiderio sicuramente offre. Se fossero state aggiunte anche le funzioni della pista, se inoltre avesse a disposizione lo sfondo di colore bianco su scritte nere, secondo me questo sarebbe lo strumento ideale perfetto per il podista amatore almeno a gennaio 2021. Sappiate però che la tecnologia evolve e noi siamo qui per descriverla in dettaglio con il tempo e la pazienza. Io dimenticavo di dirvi che io sono Massi, se avete domande scrivetemele qua sotto, iscrivetevi al canale se potete. E nel frattempo, in questo momento di difficoltà per l'Italia, siamo quasi alla fine della maratona, ci vorranno ancora diversi mesi, keep running, stay strong e ci vediamo alla prossima.